Buonasera e benvenuti a questa presentazione sulla stimolazione magnetica transcranica. Intanto scusate il ritardo, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Stasera abbiamo organizzato questo incontro per poter presentarvi la stimolazione magnetica e le applicazioni cliniche. Prima di iniziare, volevo darvi qualche indicazione sulla partecipazione a questo webinar. Faremo la presentazione, introdurrò io, sono la dottoressa Vaccaro, e poi seguiranno gli altri componenti dello staff dello studio clinico che vi spiegheranno più nel dettaglio la stimolazione magnetica e le applicazioni cliniche. Le domande le lasceremo alla fine. E se ne avete, potete scrivere nella chat e poi alla fine le leggeremo e cercheremo di rispondere a tutti. Allora, scusate, abbiamo avuto appunto problemi tecnici che ci hanno ritardato. Adesso cercheremo un attimo di recuperare. Eccoci qua. Allora, il tema di oggi è proprio questo, la plasticità sinaptica applicata alle dipendenze e ai disturbi emotivi. In particolar modo quello che vogliamo fare e riuscire a comunicarvi è l'intento del nostro studio, che è quello di integrare questa tecnica di neurostimolazione insieme alla psicoterapia e alla psichiatria. Allora, intanto facciamo una piccola presentazione del nostro studio che nasce dall'esperienza di studi cognitivi, che è un centro che si trova a Milano e si occupa da tempo, da anni, ha un'esperienza trentennale nella cura della salute mentale e della ricerca in psicoterapia. Ed è nata l'anno scorso questo progetto di applicare la psicoterapia alle neuroscienze. È nato quindi questo studio clinico che promuove questo trattamento. In questo studio ci occupiamo non solamente di clinica, ma anche di ricerca. Infatti, gli operatori che si occupano direttamente di stimolazione magnetica sono anche e soprattutto due neuroscienziati e due ricercatori. Appunto, la presa in carico del paziente avviene in genere mantenendo la collaborazione con il terapeuta o lo psichiatra o la struttura che lo invia e questo ha lo scopo di garantire la continuità della cura e aumentarne anche l'efficacia. Cosa significa questo? Che quando il paziente ci contatta, la prima cosa che facciamo è cercare di capire se è già inserito in un percorso di cura ed eventualmente contattare l'inviante, il che significa che se è già seguito ci sarà una collaborazione stretta con il terapeuta di riferimento o lo psichiatra in modo tale che da noi faccia quel pezzo di percorso che gli manca e si possa farlo sentire il più accolto e il più diciamo anche protetto possibile in questo percorso e che ci sia appunto una sinergia tra noi e il percorso di cura che aveva già avviato. Allora, adesso anche per accelerare un po' i tempi e recuperare quello che abbiamo perso, passo la parola agli altri componenti dello studio. In particolare, il primo a parlare sarà il dottor Ferro, poi seguirà la dottoressa Crespi. Il dottor Ferro e la dottoressa Crespi sono appunto i due neuroscienziati che si occupano direttamente, fanno concretamente la stimolazione magnetica e sono anche due terapeuti. E poi in ultimo chiuderà il dottor Schiena, che è lo psichiatra, che fa le prime valutazioni e poi segue tutta la parte farmacologica. Mattia, lasciate la parola. Ok, grazie mille. Allora, io mi presento, mi chiamo Mattia Ferro, appunto
Svolgo presso il centro clinico l'attività di ricerca, ma anche direttamente la stimolazione dei pazienti e parallelamente io svolgo anche attività di ricerca presso il San Raffaele proprio sulla plasticità sinaptica. E su modelli animali di psicopatologie andiamo a vedere come cambiano le loro connessioni sinaptiche. Allora, io vi farò una brevissima introduzione, diciamo, sulla natura fisiologica della plasticità. La plasticità, appunto, è quella caratteristica del cervello che la stimolazione magnetica va direttamente a elicitare. Ok, allora, magari io vi dirò cose che alcuni di voi sapranno benissimo, alcuni di voi un po' meno, alcuni di voi se le ricorderanno, però cerco, insomma, di farmi capire il più possibile. Allora, non so se vi ricordate se ne avete mai dato uno di esami di fisiologia, di neuroscienze, eccetera, ma il cervello è composto da queste simpatiche cellule che si chiamano neuroni. E vedete una rappresentazione in alto di un neurone. Un neurone è fatto da un corpo centrale, un corpo cellulare, in cui c'è il nucleo che contiene tutta l'informazione genetica, eccetera, eccetera, una lunga propaggine che è l'assone e che termina con appunto la porzione presinaptica, e dal lato opposto altre propaggini come i rami di un albero che si chiamano dendriti. Ora, i neuroni comunicano tra loro attraverso una trasmissione elettrica. Questa trasmissione elettrica si deve al fatto che esistono differenti concentrazioni ioniche all'interno del neurone rispetto all'esterno. Gli ioni sono le molecole cariche o negative, cariche elettricamente, il sodio, il potassio sono cariche positivamente, il cloro è carico negativamente. C'è una diversa concentrazione di questi ioni tra l'interno e l'esterno dei neuroni, ok? In alcuni momenti questa differente concentrazione cambia. E questo cambiamento fa sì che cariche positive si spostino tra l'interno e l'esterno della cellula. E questo fa sì che il neurone emetta il cosiddetto potenziale d'azione, ossia la scarica elettrica. Ok? I neuroni comunicano gli uni con gli altri attraverso impulsi elettrici. L'impulso elettrico del neurone 1 viaggia attraverso l'assone, termina alla fine dell'assone, a livello presinaptico. Qui l'impulso elettrico si trasforma in impulso chimico, vengono rilasciate le vescicole sinaptiche che contengono il neurotrasmettitore. I neurotrasmettitori sono quelle molecole chimiche, serotonina, dopamina, glutammato, eccetera, che fanno parlare i neuroni. Poi questi messaggeri chimici vengono rilasciati a livello della sinapsi. La sinapsi è un piccolissimo spazio tra un neurone che parla e un neurone che ascolta. Quindi il neurone 1, attraverso il suo potenziale elettrico, arriva al termine dell'assone, c'è la liberazione del neurotrasmettitore. Il neurone 2, attraverso i suoi dendriti, capta il neurotrasmettitore rilasciato dal neurone 1, e questo neurotrasmettitore che viene captato fa sì che
che avvenga un impulso elettrico anche nel neurone 2. Quindi abbiamo l'assone e il terminale presinaptico, che è la parte che parla del neurone 1, e i dendriti del neurone 2 sono la parte che ascoltano, ok? Tra l'assone del neurone 1 e i dendriti del neurone 2 c'è un piccolissimo spazio. Questo spazio è lo spazio sinaptico. Lo spazio sinaptico, questa è un'immagine in microscopia elettronica, è la congiunzione tra due neuroni, un neurone che parla e un neurone che ascolta. Quindi il messaggio da elettrico si trasforma in chimico alla fine dell'assone, viene captato dai dendriti del neurone che ascolta e il neurone che ascolta produce a sua volta un impulso elettrico. Ok? Fin qui potrebbe essere tutto facile, perché vi ho descritto una comunicazione neurone 1, neurone 2, se non che i neuroni sono 100 miliardi. Il cervello dell'essere umano ha 100 miliardi di neuroni. E le sinapsi, cioè questi spazi in cui questi neuroni parlano insieme, sono 1 milione di miliardi. 1 milione di miliardi di sinapsi nel cervello dell'essere umano. Quindi capite che la comunicazione è un po' più complessa del 1 a 1, ok? Allora, pensate che in questo 1 milione di miliardi di sinapsi, questo 1 milione di miliardi di sinapsi fanno tantissimi potenziali d'azione al secondo. E nella vita di un essere umano, i potenziali d'azione fatti in questo 1 milione di miliardi di sinapsi sono più degli atomi presenti nell'universo, ok? Quindi un universo racchiuso in un piccolissimo spazio. Queste sono immagini di sinapsi attive, la cui attività viene detettata attraverso delle sonde molecolari che abbiamo creato in laboratorio al San Raffaele. A cosa ci serve studiare le sinapsi? Perché a livello sinaptico, il livello sinaptico è il livello in cui avviene il consolidamento della traccia amnestica. A livello sinaptico avviene l'apprendimento e la memorizzazione di informazione. Due sinapsi che si legano insieme tra un neurone A e un neurone B costituiscono una memoria, un apprendimento, ok? Il neurone del cane si connette con il neurone del verso, dell'abbaio del cane, ok? E quindi viene formata una traccia amnestica, un apprendimento che associa il bau bau del cane a magari la traccia visiva del cane, ok? Queste proprietà le dovete sommare per 1 milione di miliardi di sinapsi, e quindi quello specifico cane, tutte le razze di cani, i vari abbai che possono fare i cani, quella volta che da bambino ho visto il cane nella casa in campagna di mia nonna, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questo consolidarsi di connessioni fanno sì che possano emergere memorie, ok? Le sinapsi si consolidano attraverso un processo che si chiama potenziamento a lungo termine. Ossia, due neuroni che sono attivi allo stesso momento si connettono insieme, e quindi la visione di un pianoforte, il neurone che sottende alla visione di un pianoforte si connette
col neurone che sottende alla musica che mette il pianoforte. Si creano associazioni. Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui queste sinapsi sono maggiormente, si dice, plastiche. Significa che l'apprendimento è molto più veloce, avviene molto più rapidamente. E questi sono i primi anni di vita. Il cervello raggiunge una massima plasticità che si chiude intorno ai 24-25 anni. Si chiamano periodi critici. I periodi critici sono i periodi, i momenti di massima plasticità delle diverse regioni del cervello. La regione per la visione, la regione per le emozioni, la regione per l'olfatto, la regione per l'udito. Ognuna di queste regioni cerebrali ha un suo periodo critico, cioè ha un periodo di massima plasticità dove le informazioni possono più velocemente essere apprese. Pensate a un bambino di 3 anni e mezzo, di 4 anni, lo prendete, lo mandate in Russia, lui non deve per nulla impegnarsi, dopo 6 mesi sa perfettamente il russo, addirittura lo sa con l'accento russo. Mentre invece se qualcuno ha 58 anni vuole imparare il russo, deve andare in Russia, starci tantissimo, 1 anno, 2 anni, 3 anni, e probabilmente non imparerà mai la lingua con l'accento russo, avrà comunque sempre un accento italiano, ok? Quindi ci sono dei momenti, le abilità motorie, le abilità emotive, ma anche le abilità base, la visione, l'udito, eccetera, che attraversano periodi di massima plasticità. Fino a pochi anni fa si pensava che arrivati verso i 24-25 anni questa plasticità si chiudesse, ok? Quindi quello che è stato appreso nel bene e nel male, le esperienze che si sono avute nel bene e nel male formano queste connessioni, e una volta formate quelle che ci sono dal punto di vista neurobiologico, sono quelle che determinano il comportamento, la personalità, ok? Ovviamente io vi parlo di connessioni che si formano, ma è altresì importante in questi periodi critici anche connessioni che si dissano, ok? È tutto un germogliamento di connessione e pruning, taglio di altre connessioni. Questa è la massima plasticità. Da un po' però si è scoperto che la plasticità in realtà non cessa mai di esserci, e anche un cervello adulto può andare incontro a plasticità. Perché per noi è così importante questo concetto di plasticità? Perché la plasticità sinaptica è il substrato neurobiologico e neurofisiologico del cambiamento. Cioè, connessioni che si formano, connessioni che si disfano e nuove connessioni che si formano nuovamente fanno sì che il cervello possa cambiare, e quindi che possa cambiare anche il comportamento, ok? Molto importante è stata negli ultimi anni il concetto di metaplasticità, ok? Che si lega in modo importante alla tecnica di stimolazione magnetica transcranica che utilizziamo noi. La metaplasticità è la plasticità della plasticità. Io prima vi ho detto, il cervello da giovani è super plastico, e a un certo punto questa plasticità si chiude e le sinapsi che si sono formate si sono formate. Non è proprio così. La plasticità ha una soglia,
che può variare. Questa soglia determina quanto un circuito sinaptico è più o meno facilitato ad andare incontro a nuova plasticità, ok? E questa è la metaplasticità. Oggi noi sappiamo, ad esempio, che alcuni farmaci, alcuni psicofarmaci, ad esempio la fluoxetina, dagli studi di Lamberto Maffei, che Sofia Crespi conosce molto bene perché ci ha lavorato insieme. Lamberto Maffei è stato un grandissimo neuroscienziato, presidente dell'Accademia dei Lincei, eccetera. Lui scoprì che la fluoxetina, il Prozac, riapriva la plasticità nella corteccia visiva dei modelli animali che lui utilizzava, ok? Ma non solo la farmacologia, ci sono molti studi ultimamente che suggeriscono che anche la psicoterapia, anche la parola, anche la riflessione su se stessi può modulare questa soglia di plasticità, ok? La TMS, la stimolazione magnetica transcranica, che attraverso un campo magnetico, poi Sofia adesso ve lo spiegherà meglio, ma attraverso un campo magnetico che viene indotto sopra lo scalpo, elicita un'attività elevata dei neuroni che si trovano in corteccia. Questo elicitare un'attività elevata dei neuroni che si trovano sotto questa bobina che dà impulsi magnetici, e sempre più ricerche ci dicono che la TMS rende il cervello più plastico, cioè riapre finestre di plasticità. Abbassa questa soglia di metaplasticità facendo sì che in potenza il cervello riacquisti la capacità di cambiare i suoi collegamenti sinaptici. Ok? Quindi, prima di lasciare la parola a Sofia, questa TMS è come se fosse un fertilizzante, ok? Un fertilizzante che noi diamo al terreno, per far sì che il terreno diventi più in potenza, più fertile e quindi capace di fare crescere frutti e di dare frutti di cambiamento, diciamo. Grazie Mattia, adesso passiamo la parola alla dottoressa Crespi. Allora, intanto buonasera a tutti, io mi presento, sono una psicologa e una psicoterapeuta, collega di Patrizia perché insieme abbiamo fatto la scuola di Sandra Sassaroli agli studi cognitivi, uno dei primi anni, e dall'altra parte sono anche collega di Mattia perché faccio la docente presso l'Università Vita Salute del San Raffaele. Allora, la parte che riguarda di cui insomma tocca a me parlarvi stasera è sicuramente quella più tecnica e quindi anche meno interessante, dunque la farò breve visto che abbiamo anche cominciato un po' in ritardo, poi casomai se avete delle domande possiamo entrare nel merito alla fine, no? Dunque, che cos'è la stimolazione magnetica transcranica detto veramente in due parole? È una tecnica non invasiva di stimolazione cerebrale che è in grado di modulare l'attività neurale corticale e si basa sul principio di induzione elettromagnetica che è stato descritto da Faraday all'inizio del 1800 più o meno, no? A seconda dei parametri che io posso modificare, dei parametri di stimolazione che io posso modificare, sto parlando soprattutto per quel. Faccio riferimento soprattutto alla frequenza e all'intensità della stimolazione. Con questa tecnica è possibile sia andare a potenziare, ma anche a diminuire quell'eccitabilità corticale.
corticale, no? Della nostra materia grigia. La TMS utilizza una bobina, la vedete rappresentata nella prima immagine a sinistra, quella specie di farfalla bianca che contiene al suo interno una serpentina di rame formata da tante spire, no? Questa bobina viene localizzata in un punto preciso della testa del paziente in corrispondenza di una regione cerebrale che sarà il nostro target di stimolazione. E la corrente elettrica che passa all'interno della bobina, che cosa fa? Genera, detto in poche parole, un campo magnetico che si chiama focale, che passa attraverso lo scalpo e interferisce con l'attività corticale, anch'essa di tipo elettrico, no? Quindi inducendo quindi, no? Una leggera corrente della regione o delle regioni cerebrali sottostanti. Quindi di fatto la TMS cosa fa? Va a lavorare su una popolazione di neuroni, no? Che è quella che vedete rappresentata nell'immagine al centro. Grazie Patrizia, possiamo andare alla slide numero 8. Ok, allora, quali sono gli effetti principali della TMS? Allora, gli effetti fisiologici, li vedete riassunti qua, sono principalmente il fatto che il campo elettrico allinea le cariche elettriche libere, no? Che all'interno dello spazio intracellulare, quindi all'interno dei nostri neuroni. Secondo effetto è che la membrana neuronale risulta quindi o depolarizzata in un caso, no? O depolarizzata, appunto a seconda di come io ho manipolato i miei parametri di stimolazione, quindi di ampiezza e di frequenza dello stimolo che sto generando. E se questa depolarizzazione in un caso o iperpolarizzazione nell'altro è sufficiente, viene generato che cosa? Un potenziale post-sinaptico di natura eccitatoria oppure di natura inibitoria. Possiamo utilizzare tanti tipi di stimolazione, ovviamente. Io non li ho elencati tutti, ma semplicemente quelli che noi usiamo nel nostro studio, quindi nell'ambito delle applicazioni di tipo che usiamo con i nostri pazienti. Allora, il primo tipo di stimolazione, raramente utilizzato, peraltro sempre più raramente utilizzato, è quello ad impulso singolo, no? Gli impulsi vengono somministrati, come suggerisce il termine, uno alla volta, quindi non necessariamente in maniera ritmica, e la distanza temporale minima tra la presentazione e la somministrazione di un impulso e quello successivo normalmente non è mai inferiore a pochi secondi, nell'ordine dei tre. Gli effetti di questa TMS a singolo impulso sull'attività dei neuroni sono di breve durata e nella maggior parte dei casi non superano il periodo di stimolazione, per cui gli effetti vanno misurati online. Questo è chiaramente il grosso limite di questo tipo di stimolazione e la motivazione che ha fatto sì che venga utilizzata sempre meno, perlomeno nell'ambito clinico. Invece, quella che viene più frequentemente utilizzata è quella elencata per seconda, cioè la TMS ripetitiva, che consiste in una stimolazione ripetuta ad intervallo regolare secondo una specifica frequenza e nello stesso punto dello scalpo, con una frequenza che va più o meno da 1 a circa 20 Hz. I parametri appunto da definire in questo caso sono l'intensità, come ho appena accennato, la frequenza e la lunghezza proprio dei treni, quindi di questi pacchetti sostanzialmente di stimoli, no? Gli impulsi. E l'intervallo temporale tra la somministrazione di questi pacchetti o treni di impulsi e quelli successivi. Quali sono gli effetti della TMS ripetitiva? Beh, prima di tutto il grosso vantaggio è che gli effetti permangono molto più a lungo nel tempo rispetto a quelli che si ottengono della TMS a singolo impulso, nell'ordine ovviamente di minuti. E maggiore la frequenza e l'intensità, maggiore è l'interferenza corticale prodotta durante la stimolazione. Questo, per intenderci, è il protocollo che normalmente viene utilizzato per il trattamento della depressione. Poi abbiamo
elencato sempre nelle varie, come si chiamano, tipologie di TMS ripetitiva, vedete elencata anche quella che si chiama Theta Burst. Il protocollo Theta Burst consiste in brevi, chiamiamole così, raffiche di impulsi ad altissima frequenza, circa 50 Hz, quindi molto più alti rispetto a, come si chiama, alla TMS ripetitiva inibitoria oppure eccitatoria, che normalmente non supera mai i 20-25 Hz, che a seconda del pattern di stimolazione usata, dicevo, queste raffiche di impulsi producono effetti opposti. Quindi la stimolazione intermittente aumenta l'eccitabilità corticale, quella invece continua riduce l'eccitabilità corticale. Questo è il protocollo che viene utilizzato nel trattamento delle dipendenze. E poi da ultimo vi cito anche la TMS a doppio impulso, che prevede la presentazione, come suggerisce la parola, accoppiata di due stimoli. Il primo, che è uno stimolo condizionante sotto soglia, seguito ad un certo intervallo di tempo invece da uno stimolo sopra soglia. La risposta a questa coppia di stimoli può essere aumentata, in questo caso quindi siamo nell'ambito della facilitazione, o diminuita, e in questo caso otteniamo inibizione, a seconda della lunghezza dell'intervallo temporale tra i due stimoli, che varia normalmente da 1 circa 20 millisecondi. Se l'intervallo tra i due impulsi è piuttosto breve oppure molto lungo, ottengo un effetto inibitorio, mentre la facilitazione delle risposte viene ottenuta impiegando normalmente degli intervalli di lunghezza intermedia. Quali sono gli effetti, no, della TMS ripetitiva? Allora, sicuramente noi abbiamo degli effetti locali, e il principale è l'aumento, in un caso, come vi dicevo prima, la diminuzione, nel caso opposto, dell'eccitabilità corticale in casi di anomalia. Poi abbiamo anche degli effetti invece non locali ma distanti, quindi a cui ha già fatto riferimento anche Mattia prima, quindi gli effetti di neuromodulazione di network corticali, quindi di un insieme di regioni corticali, ma a volte che coinvolgono anche strutture sottocorticali, che serve proprio per andare a migliorare il comportamento o i sintomi. Nel nostro caso, per esempio, la diminuzione dell'inibizione tende a favorire una miglior responsività, l'aumento della connettività funzionale e così via. E poi abbiamo degli effetti di natura neurochimica, quindi anche questi che citava prima Mattia, stimola il rilascio, o possiamo dire anche che modula il livello di quantità di neurotrasmettitori nel cervello, e mi rifaccio all'esempio della dopamina. L'applicazione della TMS, allora, questa tecnica è nata, diciamo, nell'ambito delle neuroscienze cognitive, quindi questa è la sua origine, no? Ed è in questo ambito la sua principale funzione è quella di studiare non solo l'architettura, quindi l'insieme di quel network di aree, di quell'insieme di regioni cerebrali che permettono i processi cognitivi e quindi danno vita, no, a determinate funzioni mentali, ma soprattutto il terzo punto citato è la cronometria di queste funzioni, ovvero quelli che sono i profili temporali di risposta dell'area che io vado, no, specificatamente a stimolare e delle aree, delle regioni che ad essa sono connesse, e la sequenza temporale secondo cui queste diverse regioni, che sono tutte associate tra di loro, no, perché mediano il medesimo processo cognitivo, no, partecipano, quindi il reclutamento l'attivazione sequenziale appunto di queste regioni cerebrali che partecipano ad un determinato evento cognitivo. Questa è l'ultima slide che vi presento, poi passo la parola a Gian Domenico, che entra nel merito ovviamente, no, di quello di cui stiamo parlando, cioè della riabilitazione dei disturbi psicopatologici, che sono
gli usi clinici della TMS di cui ci occupiamo noi, no? Quindi soprattutto nell'ambito della depressione maggiore, delle dipendenze e del disturbo ossessivo compulsivo. Ma la TMS in ambito clinico viene utilizzata anche per la riabilitazione di disturbi psichiatrici, soprattutto per la schizofrenia, no? Ormai cominciano ad essere pubblicati un certo numero di lavori scientifici in questo ambito, e anche per la riabilitazione invece di disturbi neuropsicologici, quali ad esempio il deficit di natura sensorimotoria causati da stroke, oppure afasie, aprassie, più raramente anche il neglect. E con questo io appunto lascio la parola a Gian Domenico, che invece entra proprio nel merito della riabilitazione dei disturbi psicopatologici grazie, no, all'utilizzo di questa metodica. Grazie Sofia. Allora lasciamo la parola al dottor Schiena, che ci accompagnerà in questa ultima parte del webinar. Prego Gian Domenico. Sì, buonasera a tutti. Io non ho un profilo di ricerca come chi mi precede. Sono un clinico, sono uno psichiatra e vi parlo delle applicazioni al letto del paziente della TMS. Quindi a cosa serve nella pratica clinica quotidiana la TMS? A cosa può servire? Beh, la cosa sicuramente più comune per cui viene utilizzata la TMS e per cui viene utilizzata da più tempo in ambito psichiatrico è la depressione. Sono stati approvati dei protocolli specifici, che sono quelli che vedete nella slide, dalla Food and Drug Administration americana per la terapia della depressione maggiore ricorrente. La Food and Drug Administration è l'organo che dà la possibilità di utilizzare o meno un apparecchio o un farmaco a scopi terapeutici, e è un'autorità che in America ha un valore legale, in tutto il mondo però ha un... Insomma, quando la Food and Drug approva qualcosa, vuol dire che le prove scientifiche di efficacia sono molto, molto forti e oramai incontrovertibili. Come vedete da questa slide, la corteccia che viene stimolata dalla TMS per la depressione è in genere la corteccia dorsolaterale prefrontale sinistra, quindi che più o meno si trova qui, ecco, con vari protocolli. Grazie Patrizia. L'efficacia, vi dicevo, è dimostrata da numerosi studi scientifici, in particolare questi che cito sono così quelli che hanno portato le prove di efficacia più solide, quelle che vedete nella slide. Vedete che la remissione dallo stato depressivo, remissione è un termine tecnico che indica la completa scomparsa dei sintomi e il raggiungimento, il ritorno a uno stato precedente, a un ritorno a uno stato praticamente indistinguibile da quello precedente all'insorgenza dell'episodio, la remissione è tra il 14 e il 30% dei casi. Questo può sembrare possono sembrare delle percentuali abbastanza basse, ma sono in realtà assolutamente paragonabili a quelle
a quelle che si ottengono con i farmaci antidepressivi comunemente prescritti. Grazie Patrizia. È efficace la TMS per la depressione postpartum? Sì, è stato ormai dimostrato da molti studi clinici. Ed è efficace anche nella depressione nel contesto del disturbo bipolare. Non ha ancora la TMS dell'approvazione formale da parte della Food and Drug per questo tipo di indicazione, ma poche settimane fa, a marzo, ha ricevuto questa etichetta di Breakthrough Designation che da parte della Food and Drug che indica quelle terapie che molto probabilmente porteranno nel giro dei prossimi mesi porteranno a delle prove di efficacia tali da ricevere l'approvazione. Grazie. Tutti possono fare la TMS? No, sicuramente, e questo è anche un po' parte del mio compito presso lo studio clinico San Giorgio. Sicuramente bisogna esplorare se vi siano delle condizioni mediche che controindichino l'utilizzo di questa tecnica. Sicuramente una storia di epilessia è da escludere, una storia personale o familiare, questo perché l'unico effetto collaterale significativo può essere l'induzione di una crisi epilettica. Quindi occorre escludere tutte quelle condizioni che predispongono alle crisi epilettiche, quindi una storia personale o familiare di epilessia, storia di traumi cranici, di patologie neurologiche. Inoltre è importante che il paziente candidato non abbia degli impianti metallici nel contesto della testa e che non abbia dei tatuaggi fatti con dei particolari pigmenti, sempre a livello dal collo in su, insomma, sulla cute della testa, in quanto questo tipo di materiale metallico degli impianti, piuttosto che i pigmenti dei tatuaggi, potrebbero in qualche modo interferire con la stimolazione magnetica e provocare lesioni al paziente. Grazie Patrizia. Altra cosa importante è accertarsi che il paziente abbia dormito adeguatamente la sera prima, in quanto la deprivazione di sonno è un elemento che può favorire lo sviluppo di crisi epilettiche. Per i pazienti che utilizzano sostanze, poi ora ne parleremo a brevissimo, che utilizzano sostanze d'abuso, quindi droghe, e sono sottoposti a un ciclo di TMS per controllare il craving, è molto importante che il paziente si mantenga astinente, in quanto praticamente tutte le sostanze d'abuso possono favorire l'insorgenza di crisi epilettiche. Degli effetti collaterali abbiamo già parlato, l'unico effetto collaterale significativo sono appunto le crisi epilettiche. Vedete però che
hanno una percentuale di insorgenza veramente bassa, si parla del 3 per 1000, come potete vedere nella slide, e sono un effetto collaterale sicuramente molto fastidioso per il paziente, anche per chi vi assiste, ma non lasciano assolutamente danni dal punto di vista neurologico, quindi dopo pochi minuti il paziente torna a quello di prima. Per quanto riguarda il mantenimento, cioè dopo che ho concluso il mio ciclo di TMS, mettiamo per la depressione, come faccio a assicurarmi che la mia risposta, la risposta che sperabilmente ho ottenuto, si mantenga nel tempo? Allora, qua entriamo in un campo che dal punto di vista delle prove riguardo quale sia la strategia migliore per sostenere la risposta alla TMS, ecco, non si è ancora raggiunto un consenso fra gli esperti. C'è chi propone una ripetizione del ciclo di TMS e i primi sintomi di ricaduta, chi propone una ripetizione di una singola somministrazione una volta ogni mese, chi associa, questo praticamente avviene invariabilmente, alla TMS una terapia farmacologica, e chi associa la psicoterapia come presso lo studio clinico San Giorgio facciamo. Parlando dell'utilizzo della TMS per gestire gli stati di craving, ecco, questo è un'applicazione molto, molto più recente della TMS, che non ha 15 anni di prove di efficacia che ne sostengono l'utilizzo, ma che negli ultimi anni è stata sicuramente in grado di accumulare delle buone prove scientifiche che ne consentono l'utilizzo con soddisfazione. Allora, prima di tutto, cos'è il craving? Il craving è di fatto il desiderio, direi spasmodico, per usare un termine così di immediata comprensione, del desiderio spasmodico dell'utilizzo della sostanza che i pazienti con un problema di dipendenza, ad esempio da cocaina o anche ovviamente da altri tipi di sostanze, possono sentire. Anche qui l'applicazione della TMS va la TMS va a essere applicata stimolando la corteccia dorsolaterale prefrontale. Irrazionale, come per la depressione, irrazionale nel contesto del craving è che la corteccia dorsolaterale prefrontale è un sistema, fa parte direi che è uno degli snodi fondamentali del sistema neuronale che si preoccupa del controllo inibitorio dei comportamenti, quindi inibisce i comportamenti che la persona giudica inappropriati, e in tal modo la persona non li mette in atto. Ci sono delle evidenze scientifiche che dicono che la corteccia dorsolaterale prefrontale negli abusatori abbia un'attività in qualche modo diminuita, e il razionale della TMS a frequenza eccitatoria sulla corteccia dorsolaterale prefrontale negli abusatori sarebbe proprio quello di aumentare la funzionalità di questa corteccia, e quindi ottenere un miglior
controllo inibitorio. Grazie Patrizia. Questa, se qualcuno di voi è interessato e vuole andarsi a vedere dei dati di efficacia freschi in letteratura, questa è in letteratura scientifica, questa è l'ultima meta-analisi pubblicata su questo argomento, cioè l'efficacia della TMS nell'abuso di sostanze. E come vedete è di fine 2019, quindi molto recente. Insisto molto su questo aspetto, cioè della dimostrata efficacia scientifica, per sottolineare il fatto che non stiamo vendendo qualcosa che secondo noi funziona, ma un prodotto. Ma stiamo parlando di un prodotto che da un punto di vista scientifico ha solide basi. Come vi dicevo, però, rispetto alla depressione, il livello di la quantità di prove accumulate è sicuramente inferiore. È un'applicazione più recente. La cosa importante da sottolineare in questo contesto è che è l'unico trattamento per le dipendenze disponibile che non sia di natura psicologica o o sociale. Quindi, non so, fai una psicoterapia piuttosto che vai in comunità, così ti allontani dalle tue cattive amicizie. Ecco, la TMS è l'unico trattamento disponibile di natura, se vogliamo, biologica, e con tutti i vantaggi che questo può avere per il paziente. Risultati, come vi dicevo, come anche potete vedere se siete interessati andando a guardare l'ultima meta-analisi che vi ho citato, sono incoraggianti. Stimolazione magnetica transcranica e disturbo ossessivo compulsivo. Il disturbo ossessivo compulsivo è un po' una bestia nera per la psicofarmacologia, cioè da psichiatra, nel momento in cui mi arriva un paziente con disturbo ossessivo compulsivo, spesso mi trovo in difficoltà perché le terapie farmacologiche talora non hanno, anzi direi più spesso che talora, non hanno un'efficacia così importante come invece per altri disturbi psichiatrici. Nella slide potete vedere i grafici dello studio che ha portato la TMS ad essere approvata per il disturbo ossessivo compulsivo da parte della Food and Drug Administration. È una così, un'approvazione molto, molto recente che è avvenuta nel corso dell'ultimo anno. Potete vedere che i tassi di risposta nel grafico in alto a sinistra della TMS rispetto a invece una stimolazione placebo, l'equivalente del placebo, no? Quindi una stimolazione, diciamo, finta, i tassi di risposta sono molto, molto, molto più importanti. 40% dei pazienti riferisce un miglioramento della propria condizione, e questo
è una percentuale di efficacia veramente esaltante rispetto alle percentuali di efficacia che tipicamente sono raggiunte tramite la terapia farmacologica. Da ultimo, TMS e disturbi alimentari. Tutto quello di cui abbiamo parlato ora ha solide basi di efficacia nella letteratura scientifica, chi con l'approvazione della Food and Drug, come la depressione o il disturbo ossessivo compulsivo, chi ancora senza, come il craving, per la TMS, per l'applicazione al TMS nei disturbi alimentari, i report sono ancora abbastanza scarsi e con risultati sinora contrastanti. Non è così chiaro se questo tipo di terapia possa avere un ruolo nella gestione di questi disturbi. Se siete interessati all'argomento, nella slide cito una recente, del 2018, una recente revisione dei lavori scientifici che parlano di applicazione del TMS nei disturbi alimentari. Io penso di aver finito e quindi vi ringrazio e lascio la parola ancora a Patrizia. Ok, grazie mille, grazie a Gian Domenico e anche a Mattia Sofia per averci presentato la TMS, le applicazioni cliniche e in primis anche aver spiegato insomma le basi, il razionale insomma che sta alla base dell'applicazione poi alla fine della stimolazione magnetica. Allora, adesso lasciamo spazio alle domande. Allora, controllo un attimo in chat che cosa avete scritto in modo da rivolgerle ai relatori. Allora, una possiamo rispondere subito, Patrizia. Plasticità sinaptica è sinonimo di plasticità cerebrale, sì. Allora, ci sono effetti a breve e a lungo termine della TMS? Sono differenti da quelli provocati dalla terapia farmacologica? Tolgo il muto. Ok. Allora, facciamo l'esempio della depressione. Tipicamente un paziente che prende un farmaco antidepressivo vede una risposta nel corso di, si dice, 4-6 settimane e all'inizio quello che i cambiamenti che sente sono tutti legati agli effetti collaterali dei farmaci antidepressivi che poi sperabilmente scompaiono, con però l'insorgenza di altri tipi di effetti collaterali. Ad esempio, all'inizio, tipicamente, di una terapia antidepressiva non si sta meglio per la propria condizione di tristezza, ma quello che si sente è paradossalmente un aumento dell'ansia, bruciore di stomaco, tremori, perché se l'ansia aumenta tanto ci possono anche essere questo tipo di problematiche, eccetera. Poi questi effetti collaterali tipicamente scompaiono, compare l'effetto terapeutico, cioè di che uno sta meglio dal punto di vista dell'umore, spesso compaiono altri tipi di effetti collaterali come la mancanza di desiderio sessuale, l'impotenza negli uomini e insomma gli effetti collaterali sessuali sono molto importanti sul lungo termine per la terapia con gli antidepressivi. La TMS ha delle percentuali, ha una velocità di insorgenza di effetto terapeutico paragonabile agli antidepressivi, quindi circa 4 settimane. Persona incomincia a star meglio nel corso di 4 settimane, il vantaggio della TMS è che non ha praticamente effetti collaterali, tranne le persone molto sfortunate che durante la TMS sperimentano l'insorgenza di una crisi epilettica, però come vi dicevo è molto 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 molto
raro. Ecco. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie Gian Domenico. Una domanda frequente che compare qui ma che in realtà è stata posta spesso è dopo quanto tempo appunto cominciano a sentirsi gli effetti della TMS, cioè se anche durante il trattamento effettivamente si percepisce un'efficacia dell'intervento. Sì, appunto, circa... è paragonabile agli antidepressivi, quindi circa 4 settimane, 3-4 settimane, con dei segni precoci che tipicamente il paziente non vede, ma che lo psichiatra e talora anche i familiari e gli amici, insomma chi gli sta attorno vedono, che possono anche essere dopo 2 settimane. Infatti, craving mi sembra che sia un po' meno dell'effetto farmacologico, un paio di settimane. Esatto, infatti quello che noi vediamo anche dalla nostra esperienza è che a livello comportamentale ci sono dei cambiamenti proprio durante le settimane di trattamento, poi la risposta è individuale ovviamente, quindi non c'è un tempo esatto. Però insomma si cominciano a percepire gli effetti soprattutto sul craving anche abbastanza velocemente. Allora, molti ci stanno chiedendo i protocolli, posso rispondere? Sì, io. Vai. Allora, in genere facciamo così, rispondo anche a una domanda di perché associare TMS e psicoterapia. Allora, il protocollo è un mese... ossia 5 giorni a settimana, ogni giorno, 5 volte a settimana per un mese, quindi 20 giorni intensivi. Intensivi vuol dire una volta al giorno. Tenete conto che il protocollo di stimolazione per l'addiction, per le dipendenze, è di 7 minuti. Quindi... 7 minuti di stimolazione 5 volte a settimana per 4 settimane. Questo è il mese intensivo. Dopo il mese intensivo ci sono i cosiddetti richiami, cioè una stimolazione a settimana per un altro mese, ossia 4 stimolazioni. Quindi il tutto dura 2 mesi. Un mese intensivo 5 giorni a settimana e un mese di richiami una volta a settimana. Dipende poi, i protocolli che noi usiamo sono 7 minuti di stimolazione per l'addiction, mi pare 18 minuti di stimolazione per la depressione e 1 ora di protocollo inibitorio per l'OCD, ossessivo compulsivo. Però comunque per tutte e tre le condizioni abbiamo un mese 5 volte a settimana e poi un altro mese 1 volta a settimana. Poi perché usare TMS e psicoterapia? Questo è proprio il pensiero che sta dietro al nostro centro. Come vi ho detto, la TMS è una specie di fertilizzante. È un fertilizzante, uno stimolatore che induce potenzialmente al cambiamento i circuiti neurali che magari sono meno efficaci nell'addiction, nella depressione, eccetera, eccetera. Ovviamente, se a questo si aggiunge una psicoterapia, i due strumenti per elicitare il cambiamento si sommano, ok? In psicoterapia, perché una persona va in psicoterapia? Per guardare alcune cose della sua vita, per avere chiare alcune cose della sua vita e verosimilmente per modificarle, per cambiarle, ok? La base, come vi ho detto all'inizio, neurobiologica del cambiamento è proprio questa plasticità sinaptica che va a distruggersi e a riformarsi di nuove connessioni. Ok, grazie. Allora,
Rispondo rapidamente a una mail, a un messaggio che ci siamo lasciati forse un po' più indietro, che era nel trattamento disturbo ossessivo compulsivo, sì. Quelle sono le regioni cerebrali che vengono stimolate e inibite. Allora, no. Scusa Sofia, così ti colleghi anche, c'è una domanda successiva che chiede anche come vengono scelte sostanzialmente le regioni cerebrali da stimolare. Allora, le regioni cerebrali come vengono scelte? Sulla base dei dati della letteratura scientifica, quindi esistono tantissimi studi che ci dicono in maniera oramai incontrovertibile quali sono le aree principalmente coinvolte nelle patologie dei pazienti che noi trattiamo. Quindi di queste, ovviamente, del network si sceglie l'area principale, ok? Che talvolta è quella, a volte viene scelta sulla base del fatto che è più facilmente stimolabile, perché se le regioni del network sono sottocorticali, ovviamente è più difficile raggiungerle, ok? Altre volte invece vengono scelte perché rappresentano il relè principale del network. Nel caso del trattamento del disturbo ossessivo compulsivo, il nostro target è l'area, la presma del lobo temporale di sinistra, quindi l'area supplementare motoria, ok? Ok, grazie. Stimolata, non inibita. Sofia. Poi altre domande riguardano i tipi di dipendenze che vengono trattate con la TMS. Se, e noi abbiamo parlato magari un pochino più da vicino del craving relativo alla cocaina. In realtà le dipendenze che possono essere trattate sono anche le dipendenze comportamentali. Poi c'è una domanda che riguarda i pazienti con dipendenze col craving, se possono essere trattati anche se sono in terapia, se sono sotto metadone. Sì, assolutamente. E come vengono gestite eventualmente le ricadute durante il trattamento, cioè se durante il trattamento TMS un paziente ha delle ricadute ed abusa di sostanze. Ma è una cosa che capita, se il paziente ce lo dice in anticipo può capitare che decidiamo a seconda della sostanza e dell'intensità dell'abuso di soprassedere alla seduta di quella giornata e di rimandare il tutto al giorno dopo. È capitato di pazienti che non ci abbiano detto niente e quindi abbiamo fatto la stimolazione e siamo venuti a conoscenza successivamente di questa, chiamiamola, ricaduta. E in questo modo però il paziente ovviamente si espone a un rischio di induzione di crisi epilettica. Ok. Grazie. Poi un'altra domanda è relativa all'età, cioè se c'è una maggiore efficacia a seconda dell'età del paziente. Allora, questa è una domanda abbastanza interessante, nel senso che classicamente si dice che la TMS è più efficace nei giovani perché il campo magnetico che viene indotto ha una profondità abbastanza limitata e spesso nei pazienti anziani c'è un minimo di atrofia della corteccia del cervello e quindi la corteccia si stacca quel minimo dalla scatola cranica e la TMS non raggiunge più adeguatamente la sua zona target, che è appunto la corteccia. Questo è quello che viene detto abitualmente e consigliando altri tipi di stimolazione per altre tecniche di neurostimolazione per la popolazione più anziana. Ci sono delle tecniche di TMS più moderne, più innovative, in particolare Deep TMS, la stimolazione magnetica transcranica profonda, che in qualche modo vanno a bypassare questo tipo di problematica.
Ok, grazie Gian Domenico. Poi c'è una domanda per te, Mattia. Allora, qual è il raggio o il volume di cellule coinvolte durante la somministrazione? Se è inferiore a 1 cm3, come ci si posiziona sulla zona del cervello da coinvolgere? Tu hai parlato di memoria, è possibile che stimolando le zone destinate alla memoria si ottenga un feedback sotto forma di allucinazioni? Allora, Molto specifica questa domanda, quindi si no, beh, presume allora no, che... l'area è maggiore di 1 cm3, sono macro aree, sono la corteccia dorsolaterale, la dorsolateral prefrontal cortex, l'area presupplementare motoria sono macro aree, il coil è bello largo. E poi cioè, poi è anche importante che il fatto che il raggio di penetrazione della TMS è sì limitato, però tutte le aree della corteccia comunicano con le aree più profonde del cervello, cioè il cervello è tutto connesso, quindi se io vado a accendere o inibire determinate aree, a cascata andrò ad accendere o inibire determinati pathway, si dice, determinati percorsi, ok? Che dalla corteccia vanno anche, ad esempio, la corteccia prefrontale comunica con l'amigdala, che è un nucleo molto profondo, che è quello che controlla, diciamo, le emozioni. I comportamenti emotivamente relati. Le emozioni. Queste due strutture comunicano, quindi se io ne accendo una o ne inibisco una, a cascata avrò anche effetti plastici su quelle più profonde. In genere i nuclei più profondi del cervello sono quelli più antichi, sia dal punto di vista filogenetico che ontogenetico, ok? Cioè sono le prime che sviluppano embrionalmente, sono quelle che noi condividiamo maggiormente con tutti i nostri antenati, fino ad arrivare anche no, a non mammiferi, ok? Mentre invece le regioni corticali, sono quelle propriamente umane. Propriamente mammiferi, la corteccia prefrontale così sviluppata ce l'ha solo l'essere umano e i primati, e quindi è importante andare a modulare l'attività di queste zone cognitivamente superiori, ma è anche importante andare a modulare l'attività dei nuclei più arcaici, più antichi, ok? Ok, grazie. Allora, c'è No, un'altra... e qui c'era la domanda sulla memoria. No. Esatto, e poi già che ci sei, chiedono se c'è un effetto cascata, questo effetto cascata sull'amigdala può sortire un effetto terapeutico nella disregolazione emotiva. Beh, cioè, E se ci sono delle evidenze, degli studi, insomma, da Insomma, fare. il perché si usa nella depressione maggiore è anche molto legato a questo. Sì, per il fatto della riattivazione mnestica, no, a noi non c'è mai capitato, anche lì è complesso perché dipende da una struttura, gli engrammi che sono le cellule che conservano i ricordi, così per chiamati così in neurobiologia, si trovano a livello dell'ippocampo, che è una struttura profonda, e non si sa bene se poi durante la vita vengono delocalizzati in altri luoghi del cervello, dove stanno i ricordi e come si muovono Fatto i molto neuroni complicato. che possiedono i ricordi. È un argomento bellissimo, ma di dibattito. Ok.
Grazie. Ci sono poi più delle domande di natura psichiatrica. Una riguarda sempre il disturbo bipolare, cioè se la stimolazione magnetica in qualche modo favorisce lo switch verso episodi maniacali, e poi se può essere utilizzata in pazienti che hanno avuto solo un paio di episodi epilettici, ma sono sotto terapia col Depakin. Allora, eccoci, dunque, sull'induzione di mania no, di fatto l'induzione di mania non è stata riportata, cioè è un dato non presente in letteratura, ecco. Pare proprio che non ci sia questo tipo di rischio. Sul discorso di Depakin, due episodi, terapia, eccetera, diciamo che bisognerebbe fare una valutazione un po' più accurata della situazione. Ad esempio, ci è capitato di fare la TMS a un paziente che nella sua storia clinica aveva un episodio epilettico nella primissima adolescenza, se non sbaglio 12 anni, e poi niente più, è stato in terapia con Depakin 10 anni, e poi l'aveva sospeso e l'abbiamo fatta, nel senso abbiamo dato l'idoneità, perché abbiamo sentito il neurologo, ho capito bene la situazione, poi abbiamo deciso di dare l'idoneità. È un discorso un po' più complesso, e quindi non riesco a dare una risposta precisa da questo punto di vista, se non bisogna fare una valutazione più accurata. Poi ci chiedono se può essere utile sul PTSD, sui disturbi secondari a lungo termine, nei traumi, e pare che stiano utilizzando la Deep TMS come alternativa della bariatria nei casi di obesità patogena. Allora, sul PTSD ho dato una tesi da fare e sembra, c'è tanta letteratura perché lo studente ha scritto tantissime cose. Quindi sul PTSD Sì, è un argomento in cui. allora, ci sono sicuramente degli studi, ed è un campo in evoluzione da questo punto di vista. Quindi la risposta può essere, la risposta più franca che mi viene da dare è: è possibile che vi sia un'efficacia. Sicuramente efficace nella comorbidità del PTSD, cioè delle condizioni che sono generalmente associate, come ad esempio la depressione, l'ansia, eccetera. Sul discorso della chirurgia bariatrica, allora, io non conosco ovviamente il protocollo utilizzato da colleghi di San Donato. È stato avvicinato il comportamento alimentare delle persone obese a un comportamento discontrollato, come può essere quello di persone che abusano di sostanze, quasi che ci fosse una sorta di craving per lo zucchero, i carboidrati, i grassi, eccetera, e un conseguente abuso di questo tipo di sostanze, appunto, intendendo per sostanze questa volta lo zucchero. È un modello che è stato molto criticato. E le applicazioni della TMS sull'obesità sinora non hanno dato risultati soddisfacenti per la gestione del comportamento alimentare disregolato. Parlando di obesità come di una condizione in cui c'è un comportamento alimentare disregolato, non conseguente ovviamente a problematiche mediche, perché ovviamente a quel punto la terapia è di un altro tipo.
Ok, grazie. Poi una domanda che è stata rivolta qui, ma che è piuttosto frequente, è la differenza tra è il fatto che parlare di stimolazione magnetica per alcuni richiama l'elettroshock, quindi quali sono le differenze? Differente. Sì. Sofia, vedo che scuoti la Esatto, testa io molto lascerei la parola a vigorosamente. Sofia. No, Sì. siamo molto lontani. Siamo molto lontani nel senso che appunto il picco di stimolazione elettrica qui è bassissima e passa attraverso l'induzione di un campo magnetico, quindi il principio di base è completamente diverso. Quello che viene applicato, diciamo così, sullo scalpo, no? Quindi proprio sull'osso della testa dei nostri pazienti è un campo magnetico. Nel caso dell'elettroshock vengono somministrati degli stimoli elettrici, quindi è una cosa completamente diversa. Quindi il principio di base è completamente diverso. Il La tipo, finalità però. la finalità è comune, ma i parametri della stimolazione, ok? Perché in entrambi i casi si parla di stimolazione, sono completamente diversi. Tant'è che cioè la TMS è assolutamente non invasiva e completamente non dolorosa, perché il paziente il massimo del fastidio che può percepire, per intenderci, è una sorta di leggero pizzicore, no? Nel punto in cui dove viene localizzato il coil, e peraltro non è detto che tutti i pazienti l'avvertano, a volte è veramente molto leggera, e nei casi in cui la regione stimolata sia frontale, a volte quello che si sperimenta è una leggera ammiccamento dell'occhio, no? Quindi una risposta riflessa, ma innanzitutto sono tutte risposte secondarie che spariscono immediatamente al termine della stimolazione e non lasciano nessun esito, quindi il paziente è assolutamente al sicuro e direi che benché la finalità ultima abbia qualcosa in comune con quella dell'elettroshock, il procedimento è assolutamente differente. Ok, grazie. Sono arrivate poi una serie di domande più sugli aspetti organizzativi e pratici, per quanto riguarda come vengono, insomma, motivati i pazienti, come vengono anche un po' rassicurati rispetto all'impegno del percorso e relativamente ai costi. Allora, per quanto riguarda le informazioni più dettagliate, potete eventualmente mandarci una mail o contattarci telefonicamente, così vi diamo tutte le informazioni del caso. In occasione, diciamo, della visita dei primi colloqui o anche prima, magari, insomma, di decidere di intraprendere un percorso, quello che a volte facciamo è un colloquio in cui si può visitare lo studio e vedere un po' come funziona la TMS, come è fatta concretamente e di cosa si tratta. Questo in genere aiuta molto a rassicurare un po' il paziente e poi a valutare effettivamente l'inizio della terapia. Quindi diciamo così, visto che mi sembra che coi tempi siamo andati un po' in là, c'è ancora una domanda relativa alla gravidanza. In gravidanza si può fare, nel senso che ci sono studi che dicono che non dà nessun tipo di rischio, Esatto. anzi è un'alternativa per le donne che non vogliono prendere farmaci in gravidanza. Allora, c'era, scusa Patrizia, c'era una Sì. domanda interessante perché ci chiedono nel corso delle sedute di stimolazione Ah, bravo, sì. sono previste attività durante la stimolazione magnetica? Questa è una cosa che magari non ne abbiamo parlato tantissimo oggi, ma come tipo di psicoterapia nel nostro centro portiamo anche avanti nuove, insomma, recenti forme di psicoterapia cognitivo-comportamentale come la terapia metacognitiva, che si incentra proprio sullo spostamento dell'attenzione e in alcuni casi, soprattutto nel disturbo ossessivo-compulsivo, anche per la durata del trattamento, perché il protocollo inibitorio dura un'ora e quindi un tempo sostenuto, nel mentre c'è la stimolazione inibitoria magnetica.
è possibile anche far fare degli esercizi al paziente proprio sullo spostamento dell'attenzione sullo sganciamento dai pensieri di rimuginio, ossessivi, eccetera, eccetera. Poi vi riporto anche il caso, per esempio, che non è stato proposto da noi, ma di una paziente che, seguendo il consiglio della terapeuta, durante la somministrazione del protocollo di TMS, ascoltava delle sedute audioregistrate, per esempio, di mindfulness. Quindi in alcuni casi la proposta viene da noi, in altri casi è stata ben accetta, ma magari, come dire, coordinata con il terapeuta di riferimento. Rispondo, già che ci siamo, anche a Claudio Borneo, che dice: sarebbe bello poter assistere ad alcuni trattamenti. Per queste cose scriveteci, se è possibile, esatto. Come dire, incastrare una visita, noi siamo ben lieti di accogliervi nello studio e darvi ulteriori spiegazioni. Questo con molta gioia. Assolutamente, appunto, per tutte le informazioni, i dettagli, insomma, il desiderio e la curiosità anche di conoscere un pochino meglio questa tecnica, scriveteci. Ho segnato in chat la mail, casomai ve la foste persa durante la presentazione, che è segreteria@studioclinicosangiorgio.it, così insomma riusciamo a rimanere in contatto e a cercare di rispondere ad altre vostre questioni. Allora, mi sembra che più o meno siamo riusciti a rispondere a tutte le domande, che stasera erano parecchie, e ovviamente ci ha fatto molto piacere questo. Allora, io direi che possiamo chiudere e salutare. Vi ringraziamo per aver partecipato e per essere stati così attenti e partecipi. E ringrazio anche i relatori, Sofia, Mattia e Gian Domenico, che sono relatori e colleghi. E niente, speriamo di ricevere vostre notizie. Arrivederci e buona serata. Buona serata a tutti. Ciao.